Ciao a tutti voi che seguite le nostre puntate di Estate in Appennino. Ne è cominciata una nuova e di che cosa vi parliamo? Parliamo di turismo a Pavullo con Katia Salsi, che ci racconta tutte le iniziative che sono in programma per quest'estate. Katia Salsi, assessore al turismo di Pavullo, che cosa avete preparato quest'estate per chi arriva in paese o anche per chi già ci abita? Come tutte le estati abbiamo una serie di proposte che partono dalle nostre sagre delle frazioni, alle iniziative che comunque vengono anche organizzate in centro dalla nostra associazione commercianti, che copre effettivamente quello che è il nostro centro storico. Ci sono tante cose da vedere, tante eccellenze, tante particolarità e specificità sul nostro territorio da visitare. Abbiamo una gastronomia varia che ci caratterizza, abbiamo i nostri prodotti tipici. In quest'anno della Expo anche noi abbiamo fatto come amministrazione una serie di iniziative. Siamo appena reduci dalla Fiera dell'Economia Montana, che abbiamo cercato di concentrare su quello che è proprio l'aspetto della gastronomia. E non è solo gastronomia Pavullo è un posto da visitare perché ha una bellissima natura. Abbiamo un gioiellino che è la riserva di Sasso Guidano, che è il caso di visitare. Abbiamo una estate che si prospetta piuttosto calda, e quindi noi proponiamo anche a quelli che sono più vicini a noi, che abitano in pianura, di arrivare anche sul nostro territorio, anche solo da visitare uno o due giorni. Abbiamo veramente tanto da proporre. Tra le tante iniziative che abbiamo sul nostro territorio, quindi avevo accennato alle sagre, abbiamo una serie di associazioni del nostro territorio che organizzano eventi, abbiamo in occasione anche del 10° anno dalla morte del nostro artista e pittore Gino Covili un'iniziativa organizzata dall'amministrazione che si terrà al Castello di Montecuccoli, che è il gioiello che caratterizza la nostra cittadina. E non abbiamo solo arte e cultura, abbiamo una serie di rassegne che inglobano musica, danza, teatro, e quindi una serie di attività che sul nostro territorio e sulla nostra cittadina in particolar modo cerchiamo di attivare in modo tale che si possa avere il più possibile gente che venga a visitarci. E iniziative anche di spessore culturale, una iniziativa che si terrà in agosto, i primi d'agosto, sarà la presenza di Vanessa Gravina al nostro Palazzo Ducale. Abbiamo un'altra bellissima realtà, che è quella dell'aeroporto a Pavullo. Tanta gente non sa che esiste questa struttura, un aeroporto statale che è gestito in maniera egregia dall'Aeroclub, in cui si svolgono moltissime iniziative di livello nazionale. Ci sarà a settembre una iniziativa di un raduno nazionale di costruttori di aeromobili privati, per poi arrivare a ottobre a quello che è il meeting nazionale del volo a vela. È interessantissimo, perché noi abbiamo una scuola qui sul nostro territorio di volo a vela e di scuola di ultraleggeri. Per cui un luogo da visitare, un luogo in cui venire e passare, trascorrere qualche ora in serenità, e anche con un fresco che sicuramente è differente rispetto a quelle della nostra pianura o di tante città che ci circonda. Come molti sanno, è la natura che spesso è fonte di ispirazione per gli artisti e per le loro opere. Noi quindi vi portiamo a scoprire alcuni di questi che si sono lasciati ispirare dai paesaggi del nostro Appennino per creare le loro opere d'arte.
sembra un quadro, in realtà è la natura, è la nostra montagna, è il versante modenese del grande Appennino Emiliano, fonte di ispirazione anche per i pittori di Mantova. Li abbiamo raggiunti in una mattinata di fine giugno alla ricerca dell'ispirazione proprio sulle nostre montagne. Vedrete e sentirete i risultati. Le nostre montagne, l'Appennino Modenese, sono anche fonte di ispirazione per i pittori. Lei viene da Mantova? Dico. Sì, vengo da Mantova, è stata una piacevole sorpresa, perché noi siamo abituati al lago, alla pianura, e diciamo di scoprire poi, benché la montagna la conosciamo, però scoprire questa bellezza, un panorama molto bello, una vallata splendida, è stato, come diceva prima, proprio una piacevole sorpresa. Siamo venuti volentieri, abbiamo accettato l'invito quando è stato il momento di farlo, però non pensavamo che fosse così bello, tranquillo. Forse anche la giornata oggi bellissima, perché c'è un sole e le nuvole, tutto è composto, un paesaggio molto, molto bello per un pittore, per uno che deve ritrarre, e quindi noi siamo contenti di essere venuti qui. Qui siamo a lavoro ultimato, un altro scorcio delle nostre montagne. Ultimato, insomma, un po' un guascia, ecco, diremo così, una cosa veloce. In estemporanea si cerca di dare un'impressione più che altro, insomma. Cosa la colpisce, cosa l'ha colpita di più delle nostre montagne? Cosa l'ha più affascinata, tanto da metterla poi su tela? L'atmosfera, l'aria, l'atmosfera ti dà tranquillità, un'atmosfera molto... molto invitante, ecco, invita a stare qua. E con dei contrasti di colori notevoli. Sì, a me piace il contrasto, e qui il verde poi abbonda, per cui è fonte abbastanza, ci sarebbe da stare qui parecchio a lavorare, ecco. Oggi qui a Polinago per, diciamo così, trarre ispirazione da quest'area montagna per i vostri lavori. Sì, io tra l'altro vengo da Carpi, quindi in montagna a meno c'è un'aria un po' più leggera. E poi dipingere all'aperto. Cioè, io vengo ovviamente anche a esporre, no? Però per me è l'occasione per dipingere all'aria aperta. A casa faccio pochissimo, tra l'altro faccio anche acquerello, però l'olio a casa... non ho un laboratorio particolare, quindi mia moglie dice, cioè, quando dipingo in sala, voglio dire, no, è un po' una tragedia. Quindi per me l'esterno è l'occasione per dipingere. Poi mi piace molto anche il rapporto con le persone. Addirittura se si fermano con dei ragazzini, bambini che mi chiedono delle cose, vado in giungiole, cioè, nel senso che mi piace spiegare, insomma, la caratteristica dei colori, insomma, tutte queste cose qua. Insomma. Quindi non è una cosa personale, ma è una cosa che si può anche, diciamo così, condividere o insegnare ai ragazzi? Ah, certamente sì, cioè l'occasione è anche per, quando vengono qui dei ragazzi che si fermano, spiegare la caratteristica di come si amalgano i colori, insomma la parte del disegno, insomma, no? La prospettiva. E sono molto attenti, insomma. Qualche volta, in qualche occasione, mi è capitato anche di dare qualche pennello e qualche pezzo di legno, insomma, no? Per fare una... così, per pacciugare un po', e devo dire, insomma, che la cosa è importante. Bella. Oggi qui a Polinago, per riprendere scorci della nostra montagna, in particolare vedo il lavoro che sta facendo adesso l'oratorio di Santa Rita. Sì, sì, noi siamo stati invitati dall'organizzazione, e faccio parte di un gruppo di pittori mantovani, e siamo un po' itineranti, cioè andiamo dove ci invitano, e generalmente il quadro che viene fatto durante la giornata viene fatto un'asta, e poi diciamo il ricavato viene dato in beneficenza
a varie associazioni che hanno bisogno o a persone che hanno bisogno. Ecco. Il nostro Appennino, l'Appennino modenese, che ispirazione è in grado di dare? Ma io da queste parti non c'ero mai venuto, quindi oggi sono rimasto meravigliato dalla bellezza del paesaggio, dalle tonalità di verde che si vedono qua e da un ambiente veramente accogliente, direi, perché effettivamente insomma, il paesaggio si presta moltissimo alla nostra arte pittorica. Adesso invece vi parliamo con il nostro Fabio, perché lui a presentarvela, della nuova rubrica che è cominciata da poco dedicata alla Resistenza. Tratta da un libro di Francesco Genitoni, Soldati per conto nostro, Fabio vi guiderà attraverso le sue parole in uno dei percorsi che hanno fatto la nostra storia. Dopo la presentazione della scorsa settimana siamo a quella che è la prima vera puntata del percorso che ci accompagnerà durante tutta l'estate ad alcuni dei luoghi simboli sulle nostre montagne della resistenza partigiana alla guerra, alla seconda guerra mondiale, alle truppe nazifascista nel 70° anniversario della liberazione. Con Francesco Genitoni ci troviamo a Cerresto Logno proprio per affrontare questo primo appuntamento, questa prima tappa del percorso che va dagli inizi alle battaglie. Sì, Cerresto Logno diventa un primo momento importante. Allora, da Sassuolo il 7 novembre del 43 parte quella che va giustamente considerata la prima formazione armata del modenese che prende la strada della montagna. Dopo l'armistizio dell'8 settembre firmato da Badoglio, i tedeschi invadono l'Italia e subito a Sassuolo il 9 settembre c'è uno dei pochi esempi di resistenza da parte di soldati dell'esercito italiano ai tedeschi. Il generale Ferrero, comandante dell'Accademia Militare di Modena, con i suoi soldati presenti nel Palazzo Ducale, resiste ai tedeschi, un soldato viene ucciso, il generale viene arrestato, deportato in Polonia dove morirà durante una marcia di trasferimento nella neve. Poi da Sassuolo il 7 novembre parte questa prima pattuglia, mentre i partiti antifascisti continuano a discutere e da Modena si ritiene che non possa essere fatta la resistenza armata sulle nostre montagne perché troppo basse e con troppe vie di comunicazione, da Sassuolo invece si parte e si dimostrerà che invece è possibile la resistenza armata anche sulle nostre montagne. Si parte da Sassuolo perché qui c'era un personaggio per me molto significativo come Ottavio Tassi, comunista, che però operava d'accordo con il popolare Stefano Mussini, con socialisti come Euderismo, Fontane ed altri, con l'azionista dottor Andreoli. Insieme a questi aveva costituito una specie di comitato di liberazione nazionale ante litteram quando ancora non esistevano, e insieme a loro stava pensando di creare una pattuglia da mandare in montagna. Poi alcuni degli esponenti di questo gruppetto si erano esposti, erano ricercati dalla polizia, si decide di anticipare la partenza. Il 7 novembre questo primo drappello di alcuni antifascisti, cui nei giorni successivi se ne aggiunsero degli altri, prende la via delle montagne. È una partenza un po' così allo sbaraglio, alla garibaldina, con grande preoccupazione sia di chi li fa partire sia di chi parte, senza conoscenza della montagna, del territorio e della popolazione. Comunque questa prima pattuglia da Sassuolo, da Montegibbio, sale verso le macchie di Monchio e qui comincia le sue azioni. Siamo nelle prime settimane del novembre 1943, ecco cosa succede quando queste primissime truppe arrivano sui monti. Quindi dobbiamo immaginare che, appunto, come detto, questo gruppetto parte un po' allo sbaraglio, arrivano qui, c'era stato anche un inverno precoce, era già caduta la neve, subito si rifugiano in un casolare abbandonato, in un fienile indicato da un antifascista locale, Leo Dignatici, e poi cominciano a muoversi, a cercare di conoscere
il territorio, cominciano a individuare, anche aiutati dalla popolazione, gli esponenti maggiori del fascismo, e compiono delle azioni, diciamo, di esproprio ai danni di questi rappresentanti fascisti. Il colpo più importante che darà grande risonanza alle azioni di questo gruppetto di sassolesi, anche perché ebbe grande eco sulla stampa fascista, sarà il colpo di Pavullo del gennaio del 44. I partigiani sequestrano l'intera caserma dei carabinieri di Pavullo, compresi anche dei soldati tedeschi, e portano via oltre 200.000 lire dalla locale banca di Pavullo. Come abbiamo detto, primo comandante dei partigiani è Giovanni Rossi. Giovanni Rossi, uomo energico, volitivo, deciso, che verrà ucciso nel sonno da altri partigiani, con l'accusa di essere stato troppo violento, di aver esagerato in alcune operazioni, di aver accettato nella formazione un tipo losco come il brigante Fini, e soprattutto per non aver accettato il commissario politico, quindi la politicizzazione della sua formazione. Comunque, sparito il comandante Rossi, comandante diventa Giuseppe Barbolini. La pattuglia continua con le operazioni, con i prelievi dagli ammassi, occupazioni di alcune caserme. Adesso si unisce una formazione di reggiani, per cui arrivano ad avere circa 150 unità. E arriviamo così al marzo del 44, ci avviciniamo a quella che è la prima grande battaglia, quella di Ceresolone. Sì, infatti la formazione, come abbiamo detto, aveva ormai 150 unità, si era divisa in due parti. Una parte doveva andare a effettuare un colpo alla Gatta, contro la caserma dei carabinieri della Gatta. L'altra parte, guidata da Barbolini, era in trasferimento verso Ligonchio, e nella notte si ferma per dormire a Ceresolonio. Qui all'alba del 15 marzo viene sorpresa da una formazione di tedeschi che all'alba arriva nel paese. Si accende un violento scontro, il primo grosso scontro della resistenza modenese, e i partigiani hanno la meglio, in quanto uccidono un numero consistente di tedeschi e hanno molti prigionieri, però lo pagano a caro prezzo, in quanto rimane ferito il comandante Barbolini, e ci furono 7 morti, tra cui il 17enne Walter Zetti, detto il Ragassone. Come abbiamo detto, questo fu il primo grosso scontro campale, una battaglia vinta ad impeto, però costerà, come detto, un prezzo in termini di feriti, di morte, e soprattutto sarà il pretesto per i nazifascisti di arrivare all'eccidio di Cervarolo e anche di Monchio, Susano e Costrignano. Un'altra puntata di Estate in Appennino è arrivata a termine. Trovate tutte le vecchie edizioni, le puntate che sono appena avvenute, sul sito www.appenninonews.it, ma potete seguirci anche sulla pagina Facebook, dove con dei post anticipiamo con alcune foto quello che succederà nelle puntate che seguono. Potete scriverci, come sapete, per segnalarci posti o puntate particolari che vorreste realizzassimo, e non resta altro che augurarci di rivedervi domani.